In quale fango mi rotolavo? Così scrive Sant'Agostino parlando della sua vita prima di convertirsi al cattolicesimo. Lo scrive nelle sue Confessioni. Si descrive ricoperto di un'orribile scabbia Agostino. Era avido di onori, soldi, aveva un'unione carnale e un figlio del peccato. E sua madre piangeva per lui, sua madre Monica, Santa Monica. Santa Monica, le cui spoglie sono venerate a Roma nella chiesa intitolata Sant'Agostino, la chiesa degli Agostiniani. Santa Monica di fede ne aveva tanta e piangeva e pregava per quel suo figlio che sperava si svegliasse alla vita, alla verità, alla fede cattolica. Nelle sue Confessioni Agostino dice addio della madre: ma davanti a te, fonte di misericordia, scorrevano preghiere e lacrime, perché tu venissi presto a soccorrermi e a illuminare le mie tenebre. E quando Dio illuminò le tenebre del figlio, Monica aveva ottenuto quanto aveva chiesto con lacrime e preghiere. Cosa poteva volere di più? Raggiunti 56 anni di età, Monica era pronta per incontrare Dio e ringraziarlo de visu per averle concesso più di quanto aveva chiesto. Agostino non solo si era convertito, ma addirittura si era messo completamente al servizio del Signore. Si era consacrato a Lui. Prima di morire, mamma Monica disse ai figli che si chiedevano se dovevano seppellirla dove era nata, a Tagaste, nell'Africa romana. E Monica, la futura Santa Monica, disse: seppellite questo corpo in un luogo qualsiasi. Vi chiedo solo che vi ricordiate di me davanti all'altare del Signore. Dal 1424 era Papa Martino V, le sue spoglie riposano in Sant'Agostino, nella cappella della Madonna della Cintura, del cui culto fu promotore Agostino, rappresentato nella tela dell'altare ai piedi della Madonna, insieme con la Madre Santa Monica.